Osimhen vuole restare, io lo voglio felice, perché se è felice farà una grande stagione. Così Garcia sul nigeriano, il Napoli al lavoro per la felicità di Victor. Come dicevamo in apertura, il Napoli al lavoro per la felicità di Victor Osimhen e per quella dei tifosi azzurri, ma anche del suo allenatore Rudy Garcia, che ha avuto modo di trascorrere insieme le prime giornate a Di Maro con il bomber nigeriano e che spera il Napoli possa trattenerlo. Napoli che però sta facendo di tutto per non farlo partire. Pare che si sia raggiunta una bozza di accordo, l'unica variante sulla quale non si è trovata ancora un punto d'incontro è la clausola rescissoria, un particolare però non da poco, perché insomma bisognerà trovare la quadra da questo punto di vista. Da questo dipenderà anche il futuro di Victor Osimhen in azzurro, che comunque sembra orientato a rimanere all'ombra del Vesuvio. Da Emanuela Castelli buon pomeriggio a tutti, questa è Marte Sport Live fino alle 14 in vostra compagnia, in regia saluto e ringrazio Tony Molà, mandiamo subito al telefono da al giornalista Enrico Varriale. Buongiorno, bentornato su Marte. Buongiorno, buongiorno Emanuela, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora Enrico, io partirei subito dal suo post, dal suo tweet, è apparso proprio nella giornata di ieri, dove fa una riflessione sul calciomercato italiano, su tutta la Serie A. Dice: sono già partiti Tonali, Brozovic, Dzeko, Milinkovic, Onana e Kim, per citare solo le cessioni più importanti. E poi riflette anche sulla permanenza in azzurro di Osimhen e di Kvara. Se il Napoli, dice, riuscirà a trattenere questi due campioni, è ovvio che, diciamo, sarà la favorita per lo scudetto. Sì, a me sembra un'osservazione francamente molto razionale e abbastanza lapalissiana, fermo restando il fatto che tutti i pronostici, che poi, come abbiamo visto con le griglie dell'anno scorso, non sempre ci azzeccano, sono destinati a essere sviluppati al termine del calciomercato, che come tutti sappiamo si concluderà a fine agosto. Però dovendo fare in qualche modo una sorta di pre-bilancio a un mese dall'inizio del campionato, a me pare abbastanza chiaro che chi ha vinto lo scudetto con 16 punti di vantaggio sulla seconda, se riesce a mantenere nel suo organico i due principali protagonisti della stagione, ovviamente insieme anche a Kim, che purtroppo è andato via, a Lobotka, Di Lorenzo, gli altri giocatori che sono stati i protagonisti, però inutile girarci intorno, le prodezze di Osimhen e Kvara hanno sostanzialmente messo la griff su questo scudetto atteso 33 anni. È chiaro che il principale obiettivo del Napoli, prima di cominciare ad acquistare altri giocatori, è quello di conservare soprattutto Osimhen, perché Kvaratskhelia, insomma, ha già dato un suo assenso di massima a rimanere in maglia azzurra. Una volta che questo sarà effettivamente concretizzato e si passerà all'ufficialità delle firme, credo che è difficile per le altre che stanno facendo partire tanti giocatori per poi acquistare. È interessante per esempio il mercato del Milan oggi, sì, sembra sia in arrivo alla corte di Bianco Cafore, che è un attaccante interessante, pagato secondo me anche una cifra vantaggiosa, perché 13-15 milioni per un attaccante di 23 anni oggi come oggi sono un buon affare. Però il Milan è vero che ha acquistato tanti giocatori, alcuni importanti ma in attesa di rilancio, come Loftus-Cheek e Pulisic, però ha lasciato partire Tonali, ha lasciato partire Brahim Diaz, giocatori che erano l'ossatura del centrocampo l'anno scorso, quindi devi comunque vedere come si amalgamano i nuovi. Per carità, l'anno scorso il Napoli è riuscito con tanti nuovi innesti a fare una stagione strepitosa, però questo non è mai semplice per nessuno, e soprattutto per una squadra che ha un organico forte, vincente, che si è confermato l'anno scorso di essere di gran lunga il migliore del campionato. La conferma dei punti principali secondo me è la cosa più importante, insomma, quindi questo volevo intendere. Dal centrocampo del Milan a quello del Napoli, anche qui qualche nodo da sciogliere, perché sirene arabe per Zielinski, che però pare non essere interessato, ma poi c'è la Lazio, c'è da sostituire Dombélé con un centrocampista che abbia fisicità, l'ha chiesto Rudy Garcia. Secondo lei quali sviluppi ci saranno da quel punto di vista e quale sarebbe il profilo più giusto per il Napoli anche a centrocampo? Ah, io credo che da questo punto di vista, ecco, sarebbe importante mantenere quello che è stato un altro dei punti di forza del Napoli l'anno scorso, perché il reparto di centrocampo, come reparto intendo tutti e tre i centrocampisti titolari, con come primo cambio Elmas, che non va mai dimenticato, è probabilmente il dodicesimo più forte di tutto il calcio italiano, almeno da una stagione. Trovare tre centrocampisti che riescano a essere così compatibili come sono stati
lo scorso anno di rischi, lo Botka e Anza non sarebbe semplice. Poi le dinamiche di calcio mercato le conosciamo, cioè tra l'altro la variante araba che quest'anno sta facendo, come dire, cambiare idea a tanti. Se Zielinski, come sembra, riuscirà ad esistere alle sirene arabe e anche magari alla corsa che gli sta facendo la Lazio, secondo me è una buona notizia per il Napoli, al di là del valore del giocatore che secondo me, pur con qualche, diciamo così, rendimento alterno, non è proprio la costanza di rendimento la porta di Zielinski, però Zielinski ci sono delle partite che oggettivamente le indirizza da solo e poi comunque si integra perfettamente negli altri due. Secondo me ci sarebbe da sostituire solamente Dombele e Dembele se va via, con giocatori importanti per carità, ma comunque con giocatori che sarebbero sicuramente poi in arrivo a Napoli come possibili alternative, a meno che, e questa è la cosa che ha chiesto anche in qualche modo Rudy Garcia, non si voglia poi provare qualche cambio di modulo magari a partita in corso, magari in alcune gare, e allora dovendo giocare magari non più con 4-3-3 alcune gare ma con il 4-2-3-1 per dare anche maggiori occasioni e possibilità di impiego a Raspadori, ci vorrebbe un centrocampista sicuramente con maggiori muscoli, e quindi nomi ne stiamo sentendo tanti, l'ultimo di moda è Soumaré dell'Leicester, ma insomma ne leggiamo e ne sentiamo tanti, perché poi c'è una cosa che va detta, io non mi sono mai occupato in carriera specificatamente di calcio mercato, ma devo dire che i colleghi che seguono quello col Napoli fanno tanta fatica, perché il Napoli non fa travolare nulla, e si è visto anche con la storia del direttore sportivo, poi alla fine veramente si spiazza tutti, perché poi forse è anche giusto operare così, perché poi si interessa sicuramente quello che è il lavoro dei colleghi, per carità, però poi interessa soprattutto il risultato per la squadra. Quindi io credo che alla fine il Napoli si orienterà verso un centrocampista sicuramente più muscoloso, più forte muscolarmente, anche più dinamico rispetto a Dombele, che non è stato probabilmente un centrocampista che l'anno scorso ha lasciato troppo il segno, un po' perché arriva davanti francamente tre fenomeni, ma anche perché pur avendo, diciamo così, fisico, non era particolarmente dinamico. Vedremo su chi cadrà l'occasione giusta, anche perché poi altra cosa che sento qualche volta dire dai tifosi del Napoli, ma il Napoli non risponde subito. Il Napoli ha una strategia di mercato per cui poi acquista quando i prezzi cominciano ad abbassarsi. Invito tutti a ricordare che l'anno scorso il Napoli i colpi migliori li ha fatti ad agosto, era arrivato a metà agosto, sì. Esatto, quindi calma e gesso, e io sono molto fiducioso sul fatto che il Napoli riuscirà a completare una rosa che però, ripeto, per prima cosa va difesa, va confermata, e l'unica perdita inevitabile è stata quella di Kim, e lì sicuramente il Napoli deve trovare un sostituto all'altezza, perché quello che ha fatto Kim nel Napoli insomma non è una cosa normale, ha dato una sicurezza a tutto il reparto, ha dato comunque un rendimento straordinario, trovare un giocatore che si avvicini a quel tipo di rendimento è quello sì un obiettivo di mercato da centrare assolutamente, ma per il resto io credo che i tifosi del Napoli non debbano essere preoccupati, e restano, come sembra abbastanza probabile, Osimhen e Kvaratskhelia, il Napoli si presenta in alzo di partenza con grandi ambizioni e con grandi possibilità. Per chiudere, lei mi ha dato un assist perfetto a proposito della velocità, no? Ha detto Dombele molto muscolare però poco veloce, poco rapido. Juan Jesus ieri ai microfoni di Sky Sport dopo l'amichevole con la Nauneval di Nonna ha detto Garcia ci ha dato qualche indicazione su come gestire il pallone, smistarlo velocemente e trovare sempre nuovi spazi, può essere questa una delle chiavi tattiche che poi seguiranno il Napoli per tutto quanto la prossima stagione. Sì, ma allora la velocità oggi come oggi diventa soprattutto per alcuni difensori di squadre che giocano con la difesa alta una prerogativa, diciamo così, irrinunciabile. Quindi è chiaro che per quanto riguarda il difensore ci vuole un difensore capace di giocare in una difesa alta, come sicuramente sarà anche quella del Napoli di Garcia, che però a differenza di quello di Spalletti, io non credo che ci saranno tanti cambiamenti. Ma qualche cosa sicuramente che si potrebbe vedere è avere una squadra ancora più verticale e dinamica, quindi centrocampisti bravi nel recupero palla e bravissimi poi nel lanciare rapidamente in verticale, perché uno c'hai appunto Osimhen tra i tuoi, due rimane Lozano, magari prendi un altro al posto di Lozano, secondo me avrà quel tipo di caratteristiche, un po' quello che faceva nella Roma Salah, no? Nella Roma Salah e Gervinho erano i giocatori che nella Roma di Garcia che quando poi a centrocampo si recuperava palla partivano velocissimi ed erano delle frecce che facevano spesso male agli avversari. Io mi aspetto questo da questo punto di vista, nel senso che non esiste snaturare una macchina quasi perfetta come quella che ha messo in campo l'anno scorso Luciano Spalletti,
e però qualche cosa di suo, poi magari nel corso della stagione Gazzia avrà ovviamente voglia di portarlo. È una delle caratteristiche che magari potrebbe essere quella di giocare un po' più compatti, ma più veloci, con una parolaccia che si usava qualche anno fa, in contropiede. Il Napoli secondo me quest'anno la metterà più volte in pratica rispetto a quanto è accaduto l'anno scorso con Luciano Spalletti. Sì, sì, la sensazione è questa anche dagli allenamenti che si stanno svolgendo a Di Maro. Devo dire, solo negli ultimi giorni si è cominciato a intensificare l'allenamento col pallone, perché Rudy Garcia inizialmente ha lavorato molto sulla muscolarità, insomma sull'aspetto atletico, come giusto che sia. Noi la ringraziamo per essere stato con noi, Varriale, le diamo appuntamento a fra qualche giorno, quando magari qualche situazione di calciomercato sembrerà un po' più chiara e anche la rosa quindi a disposizione di Rudy Garcia. Sì, sì, vedremo come evolverà la situazione, ma ripeto, credo che c'è da essere fiduciosi, sì, insomma, fiduciosi per quello che riguarda le mosse del Napoli anche sul calciomercato. La ringraziamo, le auguriamo buon lavoro a lei. Noi nel frattempo voliamo in pubblicità, ma voi continuate a scriverci al 339-666-9990, perché avremo a brevissimo un esperto di calciomercato che risponderà a tutte quante le vostre curiosità, le vostre domande. Quindi mi raccomando, scriveteci. Noi nel frattempo andiamo in pubblicità qualche istante e torniamo da voi. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Le 13:21, bentornati a Marte Sport Live, fino alle 14 in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli, regia Tony Molama. Noi voliamo subito al telefono dal dirigente sportivo Claudio Ferrarese, ex centrocampista tra le altre anche del Napoli per la stagione 2002-2003. Benvenuto su Marte. Sì, buongiorno a tutti. Ciao a tutti. Allora, direttore, il Napoli sta ricostruendo un po' i suoi ruoli dirigenziali, è cambiato il direttore sportivo, è cambiato l'allenatore, però la voglia di rimanere al vertice è la stessa e lo dimostra anche la volontà di trattenere Victor Osimhen. Sì, hai detto bene, cambiano le persone, però gli obiettivi e i traguardi da raggiungere sono sempre quelli. Napoli, insomma, è una società che ormai si è ampiamente stabilita in quelle zone del campionato. Poi è ovvio che riconfermarsi non è mai facile, non è facile magari rivincere uno scudetto, però il Napoli sicuramente ha le carte in tavola per fare qualcosa di grande, e la conferma di Osimhen o almeno la volontà di trattenerlo fa capire che insomma il Napoli andrà avanti per la sua strada. C'è questo giocatore, Samuele Ricci, del Torino, 21 anni, 1,80 m di altezza. Ieri il direttore Enrico Fedele l'ha indicato come possibile vice Lobotka. Secondo lei è un ruolo che potrebbe sostenere e crescere anche alle spalle di Lobotka? Assolutamente sì. A me Ricci è sempre stato un calciatore che mi ha sempre rubato l'occhio e sono contento che sia arrivato a Napoli, è un'opportunità importante per lui. Sì, sono convinto che possa ricoprire quel ruolo e fare molto bene. Per quanto riguarda invece Zielinski e Lozano, sono due nodi da sciogliere, però mentre per Zielinski c'è la volontà magari di restare, poi ovviamente si dovrà capire se si troveranno le condizioni, Lozano sembra avere una situazione un po' più complicata, potrebbe avviarsi un braccio di ferro con la società? Queste sono cose che poi bisogna essere dentro per capire dinamiche di come si stanno andando avanti le trattative. È chiaro che sono due giocatori importanti, io mi auguro che riescano a rimanere tutti e due, soprattutto adesso mi parlavate di Lozano che potrebbe cambiare, però sai, come ti ripeto, bisogna essere dentro per capire. È chiaro che perdere un giocatore come Lozano diventerebbe tra virgolette un problema, anche se si troverà sicuramente un adeguato sostituto. Secondo lei Bernardeschi al posto di Lozano è un nome che si sta facendo molto caldo in queste ultime ore, però 29 anni, un calciatore che può dare sicuramente ancora tanto al calcio italiano, però non sembra rientrare nei parametri di De Laurentiis. Ma sono due giocatori diversi. Bernardeschi ha fatto anche un percorso un po' particolare andando a giocare oltreoceano e rientrare in Italia in una società come il Napoli cercando di sostituire un giocatore come Lozano la vedo un po' difficile, però per carità questo è un compito che spetterà al ministro e al direttore sciogliere questo nodo. Se devo dirti la mia, non lo vedo all'altezza di una piazza come Napoli in questo momento.
Le fa una domanda a un nostro ascoltatore, non si firma, dice: pensiamo al futuro e alla possibile partecipazione al nuovo format del mondiale per club della FIFA. A quanto ho capito, cioè, il Napoli se la batte con la Juve per accumulare i punti necessari per accedere alla competizione. Se la Juve non dovesse essere presente in Conference League, avremmo grandi probabilità di accedervi. E poi chiede quando si pronuncerà l'UEFA proprio sul caso Juventus. Anche qua è un po' particolare, bisognerebbe veramente avere le certezze di tutte queste cose che Napoli è pronto a fare tutto questo, per carità di Dio, ma non sono cose un po' delicate da parlare in questo momento per me. Sì, è molto complicata la situazione. Sì, molto complicata, è una cosa, da quello che ho letto e sentito, insomma, molto lunga e complicata. L'ultima domanda per lei, poi la lasciamo andare, so che è molto impegnato. Come possibile sostituto di Kim, i nomi più caldi sono quelli di Danzo dell'Hans e Ibanez della Roma. Valutazioni più o meno simili, però secondo lei quale sarebbe il profilo più indicato per il Napoli? Non la sentiamo, direttore. Penso abbiamo perso il direttore. Abbiamo perso un attimo la comunicazione. Chiedo a Tony Molà di ricontattarlo. Nel frattempo provo a leggere qualche vostro messaggio. Ci state scrivendo in tantissimi al 339-666-9990. Mi raccomando, continuate a porci domande di calciomercato, perché tra poco, a breve, interverrà un esperto di calciomercato che sarà disponibile a rispondere a tutte le vostre curiosità. Enzo da Bacoli ci dice: io credo che si stia facendo troppa confusione per nulla su Osimhen, una squadra che ha stravinto il campionato, difficilmente venderà i big. Kim è un caso a parte per via della clausola, quindi stiamo sereni, aspettiamo qualche rinforzo più che altro. Sono assolutamente d'accordo con te, Enzo, la penso nello stesso modo. Nel frattempo abbiamo recuperato il direttore. Eccomi. Ferrarese, prego. Sì, scusatemi, mi è andata giù la linea, ero in una zona che non prendeva, sono qua in ritiro con la squadra. Sì, e no, vi stavo dicendo che Ibanez è un profilo che conosciamo, è importante, ha fatto bene in Italia, quindi si conosce un po' di più. È chiaro che oggi stavo dicendo che sostituire un giocatore come Kim per chiunque giocatore arrivi è veramente difficile, quindi però bisognerà farlo e sicuramente il Napoli lo farà. Ibanez Danzo, quindi più Ibanez secondo lei può essere candidato a questo ruolo di sostituto di Kim? Ma Ibanez, perché lo conosco di più, il giocatore del Lens non lo conosco, quindi non posso giudicare in questo certo momento. Chiaro. La ringraziamo, direttore, per essere stato con noi. Ci scusiamo per averla interrotta. Grazie a lei. Un abbraccio, salve. Grazie. Allora, nel frattempo ci arrivano anche dei messaggi sulla questione Donnarumma. Un nostro ascoltatore dice: volevo dare un messaggio per Donnarumma, mi dispiace non tanto per il danno economico ma per lo spavento che si sarà preso con la sua compagna. Insomma, è stato vittima di una rapina piuttosto complicata, anzi veramente molto molto brutta. La nostra vicinanza, la vicinanza di Radio Marte chiaramente al portiere, alla sua compagna, per quanto occorso loro nelle scorse ore. Davvero una brutta, bruttissima pagina di cronaca in realtà. Insomma, ci continuate a scrivere in merito al calciomercato, tra pochissimo gireremo tutte quante le vostre domande. Nel frattempo qualcuno ci ha chiesto delucidazioni in merito alla campagna abbonamenti del Napoli. Ci chiedete quanto costano le curve, quanto costano i distinti. Non si firma il nostro amico. Io però vorrei rimandarvi chiaramente al sito del Napoli, perché sul sito del Napoli ci sono tutte quante le indicazioni. Ricordiamo però che la campagna abbonamenti è una delle campagne abbonamenti più veramente variegate della storia del calcio Napoli. Abbiamo un sogno sul cuore, difendiamolo insieme. Questo è il titolo della campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024. Tantissimi gli sconti chiaramente per i vecchi abbonati, per gli abbonati quindi della stagione precedente. Una campagna abbonamenti che prevede una distinzione tra l'abbonamento full e quello Italia. L'abbonamento full comprende le 19 gare interne della stagione 2023-2024 del Napoli, più le tre partite di Champions League ovviamente interne, più la partita degli ottavi di finale di Coppa Italia. Invece l'abbonamento Italia prevede ovviamente le 19 partite interne del Napoli, più quindi del campionato di Serie A, più la partita appunto di Coppa Italia, escludendo le tre di Champions League. Vi do qualche prezzo, diciamo, per quanto riguarda i nuovi abbonati. Per quanto riguarda le curve, come ci chiedeva il nostro amico da casa, 450 euro per i nuovi abbonati per quanto riguarda l'abbonamento Italia,
545 per l'abbonamento full, quindi poco più di 30 euro per ogni gara interna di Champions. Penso che sia un prezzo molto conveniente, perché credo che i prezzi per la vendita al dettaglio, la vendita singola dei vari eventi sportivi supererà di gran lunga, almeno per quanto riguarda la Champions League, questa somma. Quindi insomma, avete ascoltato anche il responsabile per lo sport di Ticket One nella in chiusura di puntata di Forza Napoli Sempre con Gianluca Gifuni, Amedeo Bardelli, che ha detto che siano stati venduti già circa 1000 abbonamenti nell'arco dei primi 45-50 minuti. Ricordiamo, la vendita è aperta al momento soltanto per i vecchi abbonati, c'è chiaramente un diritto di prelazione, e si è aperta questa mattina alle 12, quindi davvero in 45 minuti sono stati già polverizzati oltre 1000 abbonamenti. E poi invitava tutti a guardare bene che il rinnovo della tessera della Fidelity Card sia porti gli stessi identici dati di quello dell'anno scorso, perché altrimenti si avrebbe difficoltà a rinnovare l'abbonamento stesso, perché risulterebbero due intestatari diversi dell'abbonamento e della card. Quindi occhio, attenzione, altrimenti si va a creare un po' di confusione. Nel frattempo continuate a scriverci al 339-666-9990 tutte le vostre curiosità di calciomercato, vi risponderemo a brevissimo, subito dopo la pubblicità. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Le 13:34, bentornati a Marte Sport Live, fino alle 14 in vostra compagnia. Chi vi parla, Emanuela Castelli, regia Tony Molà. È arrivato il momento di concentrarci sul calciomercato, operazioni in uscita, operazioni in entrata, rumors e soprattutto la questione Victor Osimhen. Ne parliamo con Giovanni Scotto, giornalista del Roma ed esperto di calciomercato. Bentornato su Marte, Giovanni. Sì, ciao Emanuela, buongiorno a te, buongiorno a voi, ben ritrovati. Allora Giovanni, prima di tutto andiamo subito sulla questione più calda, Victor Osimhen. Calenda è ancora a Di Maro, è partito, dacci qualche informazione in più, ma soprattutto cosa trapela degli incontri che ha avuto con la dirigenza del Napoli? È sicuramente rimasto anche questa notte, ieri ha assistito alla partita, c'era Juan Jesus in campo, l'altro suo assistito del Napoli. E per quanto riguarda oggi, vedremo se si tratterrà o tornerà. In realtà Calenda sta prolungando giorno dopo giorno la sua permanenza, quindi è difficile capire le sue mosse. Sicuramente si è incontrato con De Laurentiis, non l'ha fatto subito, l'ha fatto in queste recenti ore, e si sta facendo questa trattativa. Insomma, sostanzialmente il Napoli ha chiuso comunque il discorso sulla permanenza di Osimhen, che resta. Anche Garcia ieri lo ha detto molto chiaramente, Osimhen vuole restare, gli ultimi teorici assalti sono stati scongiurati, però Osimhen resta e quindi vuole rinnovare, anche perché De Laurentiis gliel'aveva in qualche modo promesso, c'è un accordo di massima sulla parola, però bisogna concretizzare, mettere nero su bianco. Napoli offrirebbe un ingaggio massimo di 7 milioni l'anno, però pare che possa anche fare un ulteriore sforzo. C'è una clausola da fissare che rappresenta la garanzia per Osimhen dal prossimo anno, ovviamente dalla prossima estate, per andare via nel caso lui voglia cambiare club. E qui c'è la distanza, perché il suo procuratore la valuta almeno 140 milioni, mentre De Laurentiis non vuole andare oltre i 100. Il contrario. Napoli la fissa a 140 milioni, mentre invece Osimhen e sua gente non vogliono andare oltre 100. Si fa un discorso legato all'ingaggio, chiaramente l'ingaggio deve essere proporzionale alla clausola e quindi si cerca di trovare l'intesa. Non mi sembra nulla di insormontabile, però il fatto che Calenda sia ancora qui e che prosegue comunque questo contatto continuo fa ben sperare per un annuncio che magari non sarà immediato, però potrà arrivare nei prossimi giorni. Oggi, rispetto a qualche giorno fa, l'ipotesi che Osimhen possa rimanere senza rinnovo mi sembra più lontana, perché ripeto ancora una volta, il fatto che la gente sia in loco con De Laurentiis e con chiaramente anche gli altri uomini mercato del Napoli significa che c'è la volontà
di trovare un accordo favorevole per tutti, ma in ogni caso Osimhen resta al Napoli. Quindi scongiurato secondo te anche il rischio che a fine luglio possa concretizzarsi un ritorno di fiamma da parte del Paris Saint-Germain qualora dovesse perdere Mbappé? Ma sì, sì, questo è quello che vuole il Napoli. Il Napoli avrebbe già ottenuto questo risultato, perché Calenda è arrivato qui a Di Maro per andare via con un risultato, ovviamente, perché fa il suo lavoro. Questo risultato o era il via libera alla cessione di Osimhen adesso in futuro, oppure è il rinnovo contrattuale. Si va verso la direzione del rinnovo contrattuale. Napoli fissa un prezzo altissimo per Osimhen, che finora nessuno è arrivato ad offrire, certo. E quindi questo è il momento per chiudere il discorso. È chiaro, non si può lasciare la questione in sospeso, però ovvio che il rinnovo sarebbe il suggello definitivo, chiaro. Però in questi casi basta anche comunque la parola, perché nel momento in cui, ripeto, anche Garcia ci dice Osimhen vuole restare, abbiamo conferme molteplici e quindi Osimhen si impegna a rimanere. L'offerta irrinunciabile viene secondo me scongiurata solo dal rinnovo, su questo non c'è dubbio. Finché c'è la volontà di trovare l'accordo, la trattativa prosegue, io credo che arriverà anche il rinnovo, ma in ogni caso Osimhen potrebbe anche rimanere a scadenza. Infine io, Emanuela, confido nel fatto che questa famosa offerta non arriverà, perché sono troppi gli intrecci soprattutto sì. I club che cercano un attaccante come Manchester United non vanno oltre certe cifre. Esatto, quindi non si spingerebbero oltre 100 milioni orientativamente, e Victor Osimhen ha un costo che è più che raddoppiato, doppio rispetto a questo, quindi insomma. Per Giovanni, Gino ti chiede, scriveteci nel frattempo al 339-666-9990 per porre le vostre domande a Giovanni Scotto del Roma. Quanto sono attendibili le notizie su un probabile interesse nei confronti di Bernardeschi? No, zero. L'anno scorso ci fu un approccio, un'idea di De Laurentiis. Bernardeschi ha un ingaggio altissimo e guadagna molto al Toronto, probabilmente vuole tornare, però credo rimarrà lì un'altra stagione, guadagna tanto, quindi non penso interessi a Napoli. Tra l'altro 29enne, quindi anche un po' fuori target di età. Assolutamente sì. Esatto, non sembra esatto. Proprio un profilo che possa ingolosire o interessare il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Brigante 74, che ti definisce mitico Giovanni Scotto, ti chiede se le altre big di Serie A cominciano a seguire il modello Napoli in merito ai conti. Certo, come no, a cominciare dalla Juventus, c'è giunto lì non a caso lì, che è chiamato a replicare le stesse cose che ha fatto a Napoli, quindi taglio del monte ingaggi e la ricerca di calciatori con stipendi non troppo alti, quindi niente più calciatori a fine carriera, evitare parametri zero costosi. La Juve lo sta facendo proprio come filosofia, proprio come progettualità, altri club ci provano, l'Inter però sono ancora un po' un divaghi, mi hanno preso Quadrado, tanto per capirci, 36 anni, il Milan invece sta seguendo questa strada, addirittura Pioli si ispirerà tatticamente al Napoli di Spalletti, insomma ci dicono i colleghi che seguono i rossoneri di tiro, quindi assolutamente la Serie A e anche i piccoli club trovano grossi riscontri in quello che ha fatto il Napoli, quindi si segue sicuramente questa linea. Allora, io volevo un attimo fare un passo indietro alla partita di ieri, la prima amichevole, quindi stagionale, del Napoli contro la Naone Val di Non, 1-6 il risultato finale, chiaramente per il Napoli ha aperto le marcature sul rigore Politano, ed è proprio su Politano che vorrei concentrarmi, perché Politano sembra avere richiesto maggior spazio al tecnico del Napoli Rudy Garcia, non troppo contento quindi del minutaggio avuto lo scorso anno con Luciano Spalletti. Secondo te questo potrebbe rappresentare un problema per la sua permanenza a Napoli? Lui fece lo stesso l'anno scorso, sì. Proprio la stessa cosa, anzi fu molto duro, attaccò Spalletti, chiese di andare via, lo fece tramite il suo procuratore Mario Giuffredi, che tra l'altro è qui a Di Maro, anche lui è arrivato ieri, si aprì un po' un caso, però poi Spalletti fu molto elegante, molto bravo a spegnerlo subito, ci fu un chiarimento tra i due e poi sono andati d'amore e d'accordo Politano e Spalletti. Penso faccia un po' parte di una strategia, quella di reclamare spazio inizio stagione. Adesso Politano lo ha fatto in maniera molto più morbida, ha mandato un messaggio, poi deciderà Garcia. Chiaro che Politano vorrebbe il rinnovo,
il Napoli non lo mette nella lista dei giocatori in vendita, quindi non come Lozano, tanto per farci capire, per capirci, e quindi credo che Politano può anche puntare a un rinnovo contrattuale, a delle condizioni favorevoli. Non penso che sia la priorità. Giuffredi è qui per capire anche questo, però io davvero credo che Politano chieda qualche garanzia in più, perché se Lozano dovesse andare via e se dovesse arrivare un nuovo attaccante destro, potrebbe essere magari un giocatore importante che gli potrebbe togliere spazio. Però credo che questa è una risposta che gli deve dare l'allenatore sicuramente, e il procuratore può farci poco, però non penso che Politano sia in uscita perché c'è già Lozano, quindi Napoli se lo tiene stretto. Natale di Acerra ti chiede: ma Ricci è davvero nell'orbita del Napoli? In orbita, no. Napoli? No, non credo, no, non credo. È un giocatore che piace, però non penso. Sicuramente interessa, però non risultano trattative. Tra l'altro il Torino è un club complicato con cui approcciare, prezzi molto alti. Il Napoli ha provato a prendere Schurz, sì, il difensore, valutazione altissima. Credo che Ricci resterà al Torino, sicuramente piace, però si cerca un calciatore con queste caratteristiche, sicuramente, ecco, più facile un Amarabat, ecco, cito un giocatore che è in uscita secondo me e che potrebbe fare al caso del Napoli. Ricci invece è un calciatore che il Torino vuole tenersi stretto e servirebbe comunque un'offerta molto molto alta. Tra le altre cose, mi hai dato l'assist perfetto perché c'è l'addio di Kim, che oramai è ufficiale da diversi giorni. Kim ha preso ad allenarsi con il Bayern Monaco, ha salutato il Napoli, ma ancora non è arrivato nessun sostituto, non c'è fretta, però insomma, chiaramente Garcia dovrebbe avere a disposizione quanto prima il difensore che sarà in grado di sostituire il sudcoreano. Si fanno i nomi di Danzo e Ibanez, secondo te quale dei due è più indicato del Napoli? Qual è la pista più calda? Cosa c'è di concreto? Qual è l'altro? Ibanez e Danzo. Allora no, Ibanez non credo sinceramente, perché costa molto e gioca con la difesa a tre. Il Napoli cerca un centrale che fa il centro-sinistra e quindi non credo Ibanez. Danzo è sicuramente gradito, probabilmente è un nome che ha fatto lo stesso Garcia quando è arrivato, però è un calciatore difficile da prendere, un po' perché lo cerca il Lipsia, che lo vorrebbe come erede di Guardiola se dovesse andare a Manchester City, un po' perché costa parecchio e quindi non so se questo ritorno di fiamma si concretizzerà. Tuttavia lo teniamo sicuramente buono, potrebbe essere un'occasione, però io credo che il difensore sarà un nome a sorpresa che ancora non conosciamo. Quindi la pista Itacura appunto sfumata, Scalvini costa troppo, davvero ci sarà un nome che secondo che probabilmente non è neanche uscito in queste lunghe settimane di riflessione sul post Kim, un po' come è accaduto con Meluso. Giovanni, c'è un nostro ascoltatore che è molto molto polemico per quanto riguarda il tetto di 25.000 abbonamenti massimo stabilito dalla Società Sportiva Calcio Napoli. Dice che comunque alla fine andranno sempre gli stessi e con uno stadio con una capienza di 55.000 persone circa è veramente un po' poco. Cosa ne pensi in tal senso? No, credo che questo tetto è un modo per tenere i prezzi bassi, i prezzi degli abbonamenti, è l'unico modo, perché se metà stadio viene riempito con i biglietti, il Napoli può alzare il costo dei biglietti garantendo però agli abbonati dei prezzi molto competitivi. Quindi la capienza di più o meno metà stadio, poco più di metà stadio, perché la capienza insomma del Maradona è poco meno di 50.000, è assolutamente in linea con quelle di altri club, soprattutto in Premier League, che adottano questa politica. Quindi non c'è nulla di anomalo numericamente. È una strategia, ripeto, che serve a tenere i prezzi degli abbonamenti bassi e quelli del Napoli lo sono. Per quanto riguarda i soliti noti, io capisco il timore del tifoso, però facendo un po' di conteggi le curve insomma sui 10.000, poi ne restano altri 15.000, è sufficiente muoversi in tempo, la campagna libera per tutti apre il 2 agosto, se non si aspetta inutilmente e si va subito a prendere la tessera si trova, perché stiamo parlando comunque di una campagna abbonamenti, non certo dei biglietti, e quindi credo che per i tifosi che vogliono abbonarsi c'è la possibilità di togliersi tra virgolette questa soddisfazione di avere anche un pacchetto completo. Devo dire che la campagna abbonamenti del Napoli è molto moderna
è completa, c'è il cambio utilizzatore infinito, c'è la Champions, c'è la Coppa Italia, ci sono sconti per gli under 30. Penso che sia un ottimo esperimento. Poi è giusto che magari la società in futuro faccia delle valutazioni e possa magari per l'anno prossimo aumentare un po' il limite delle tessere, però ci siamo, perché siamo a praticamente più della metà, e secondo me è una cifra accettabile, è una quota accettabile con questi prezzi. Sì, tra l'altro per i nuovi abbonati consideravo anche il prezzo dell'abbonamento full in relazione a quello, paragonandolo a quello dell'abbonamento Italia. Alla fine la differenza, parlo delle curve superiori ovviamente, 350 euro per l'abbonamento Italia, 545 per l'abbonamento, anzi mi scuso, 450 euro per l'abbonamento Italia, mentre 545 per l'abbonamento full. Ogni partita di Champions viene poco più di 35 euro, circa 35 euro, davvero pochissimo. Sì, prezzi che non si vedranno mai al botteghino, quindi è assolutamente conveniente. Ripeto, il Napoli ha fatto una cosa non da Napoli, mi permetto di dire, perché finora la campagna abbonamenti del club era totalmente diversa. Adesso invece, ripeto, è moderna, è completa, ci sono molte possibilità, anche la rateizzazione si compra online, e quindi questo limite, questo cap al numero di tessere va accettato, perché è l'unico modo per tenere i prezzi bassi. Io, se fossi un tifoso, la farei, proverei, e per vedere anche uno poi come si trova, perché il cambio utilizzatore è una grandissima cosa, permette di prestare l'abbonamento a un parente, a un amico. Certo, è molto conveniente. Giovanni, ti devo salutare, diciamo, perché dobbiamo andare a comprare anche più persone, ecco, fammelo dire. Sì. Ecco, si può anche dividere la spesa. Esatto, è vero, abbiamo fornito un assist, un piccolo consiglio furbetto ai nostri amici radioascoltatori. Nel frattempo, Giovanni, ti ringrazio e ti saluto, ti auguro buon lavoro, so che sei a Di Maro operatissimo, quindi buon lavoro a te, ti leggiamo su Roma. Grazie a te, Manuela, alla prossima. Grazie, alla prossima. Noi vogliamo in pubblicità, siamo in leggero ritardo, ma voi restate con noi perché dobbiamo ancora parlare delle ultime notizie riguardanti il Napoli, anche dei giovani, a tra pochissimo. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Eccoci tornati su Marte Sport Live, fino alle 14 in vostra compagnia, alle 13.53, chi vi parla? Emanuela Castelli, in regia Tony Molama. Noi colleghiamoci subito con Di Maro, con il presidente di UANAM, Unione Azzurra nel Mondo, e presidente anche del Club Napoli Cava dei Terreni, Bruno Magliano. Benvenuto su Marte, Bruno. Buonasera. Allora Bruno, tu sei arrivato da qualche giorno a Di Maro, come ti sembra l'atmosfera lì? So che fa freddissimo. In questo momento sì, io poi sto su a Folgarida, quindi ecco. In questo momento fa abbastanza freddino, e stamattina era una bellissima giornata, poi purtroppo qua siamo in montagna e capita quel che capita. Guarda, devo dirti adesso, non voglio fare un servizio di meteorologia, però qui si muore di caldo, quindi vi invidio abbastanza, perché qui davvero si boccheggia. Detto questo, però, qual è l'atmosfera? Perché se è vero che fa abbastanza freddo in queste ultime ore, però c'è un clima caldissimo da parte dei tifosi, vicinissimi alla squadra, firme, autografi, sorrisi. Sì, c'è proprio un'euforia. Mi sembra quella dell'anno scorso, anche se all'inverso, perché l'anno scorso era una contestazione, comunque c'era tanta gente. Oggi c'è tanta fiducia, si cantava allo stadio, si gioiva, era un'atmosfera diversa, ma tantissima gente. Le tribunette, la tribuna centrale era una zeppa proprio all'allenamento di stamattina. Si respira proprio un'aria bellissima. Che bello. Mi auguro che sia l'aria che ci porti al quarto scudetto. Speriamo, noi siamo confidenti, perché insomma il Napoli sta provando a trattenere Osimhen, pare che ci sia in realtà riuscito, c'è solo da discutere un po' del valore della clausola, ci dicevano. Però tu ieri hai visto la prima amichevole del Napoli, quella contro la Naune? Sì, l'ho vista, anche se non ci potrebbero essere tanti punti di riferimento, perché la maggior parte erano tutti ragazzi della primavera, quindi... C'è qualche ragazzo della primavera che ti ha colpito particolarmente? Sì, Cola, non mi ricordo nemmeno Colisago. Quello Florenzi, sono bravissimi, quei due ragazzi sono bravi, anche Cioffe, anche Ambrosina,
si muovono molto bene. Comunque ha degli ottimi ragazzi, speriamo che finalmente riusciamo a tirare qualcosa dal nostro Ioane. Ecco, che sarebbe forse l'unico aspetto su cui ancora la società deve lavorare, forse con più concentrazione, esatto, e continuità, sì, perché ne sforniamo pochi di talenti che poi possano dire la loro in Serie A, quindi insomma speriamo che anche da questo punto di vista si possa migliorare. Però quello che io noto in questo ritiro che sto seguendo con grande partecipazione, devo dire, anche se da Napoli, c'è proprio un cambiamento anche nella comunicazione della società sportiva Calcio Napoli. La figura di Valentina De Laurentiis, sempre presente in store, sempre pronta a fare autografi, addirittura quasi una commessa nello store del Napoli. Esatto, mi hai anticipato, Valentina, perché Emanuela, perché io volevo proprio accennarti a questo. La Valentina sta dando un'impronta proprio diversa alle comunicazioni della società. Era una signora, una ragazza molto, molto affabile, si presta a tutto. Io ho avuto modo anche di portare, gli abbiamo portato un regalino noi come Juan. Ah, ma si presta. Io personalmente ho tanta fiducia che finalmente possa cambiare qualcosa a livello di comunicazione tra la tifoseria e la società. E Valentina mi sembra proprio la persona adatta a questa. E la vedo anche molto, molto, molto motivata. Quindi sì, si aprono tante porte, tante speranze, almeno tra noi tifosi, per raggiungere quell'obiettivo che Luana, ma è uno dei primi obiettivi che siamo prefissi, quello che finalmente il Napoli apra una finestra piccola anche e accenda qualche dialogo con noi tifosi. Sì, soprattutto con i club, in modo tale da essere inseriti magari in qualche possibilità anche per le trasferte, eccetera, perché so che spesso è complicato fare i biglietti per le trasferte, e voi soprattutto che, soprattutto non dico tanto voi che siete di Cava dei Terreni, ma ci sono tanti club in giro per il mondo, in giro per l'Italia, che hanno riscontrato anche nella scorsa stagione tanti problemi per accaparrarsi un biglietto e seguire il Napoli negli stadi più vicini alla loro area geografica. Bruno, che cosa ti aspetti dalla prossima stagione del Napoli e soprattutto da Rudy Garcia, che è al suo debutto con la maglia azzurra? Guarda, io Rudy Garcia sono molto fiducioso del mister, perché anche a Roma ha fatto un buonissimo lavoro, non è che è uno sconosciuto. Dalla squadra mi aspetto quantomeno di ripetere un campionato ai vertici, anche se io sono in tutte le mie cose sono molto ottimista. Io credo che potremmo ripetere il suo, speriamo, perché fino adesso, come hai accennato prima, si sta cercando di trattenere Osimhen. Una volta trattenuto Osimhen, trovare un sostituto che al posto di Kim sarà molto più facile. Una cosa è trovare un bomber, una cosa è trovare un difensore centrale, quindi penso che la squadra possa ripetersi assolutamente. Tanta fiducia, tanto ottimismo, soprattutto perché il Napoli davvero ce la sta mettendo tutta a trattenere i suoi big. Anche Kvaratskhelia in odore di rinnovo, nelle prossime settimane potrebbe sbloccarsi anche questo, quindi davvero si sta lavorando per il futuro, ma per trattenere i big e quindi continuare a dire la propria in campionato e magari, perché no, provare ad andare oltre i quarti di finale in Champions League. Ti ringraziamo, Bruno, per essere stato con noi su grazie Marte. Grazie a voi. Grazie a Bruno Magliano, presidente di Associazione Unione Azzurri nel Mondo e presidente del Napoli Club Cava dei Tirreni. È finita la nostra ora a disposizione per Marte Sport Live, ma lo sport torna su Radio Marte questa sera dalle 20 alle 21. Marte Sport Live, tiro al bersaglio, sempre con me Emanuela Castelli. Per il momento è tutto, ringrazio e saluto in regia Tony Molà. Adesso tutti quanti dovremo dare una risposta alla domanda del venerdì pomeriggio, ma la musica di ieri è meglio di quella di oggi con Rosanna Iannaccone. Restate con noi.